facilissima, sono un paio di giorni. Devi solo guidare. Non posso lavorare, sono diagnosticamente depresso. Tu non sei depresso, tu sei tossico, che è diverso. C'è stato un incidente al cantiere. I suoi colleghi hanno fatto una colletta per portare la salma in Ucraina, al confine con l'Ungheria. Opera prima di Andrea Magnani, presentato tra gli applausi al Festival di Locarno, Easy, un viaggio facile facile, è un poetico, surreale road movie con protagonista un 35enne apatico che vive con la madre, sospeso in lunghe, immobili giornate, fino a quando il fratello gli chiede di riportare a casa la salma di un operaio ucraino morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino al lontano paese d'origine. Easy. Arriverete a destinazione tra 911 km. Girato ammiccando agli spazi sconfinati dei western, trasformando i chilometri che separano l'Italia dai Carpazi in un cammino esistenziale, ricorrendo a scelte di regia ben controllate e punteggiando molte sequenze con un'ironia sottile, vicina allo humor rarefatto di Kaurismäki, Easy parla di strade sbagliate, di incontri grotteschi, di silenzi introspettivi e di contrattempi spassosi, ma parla anche della forza d'animo con cui si devono affrontare le proprie incertezze e con l'aiuto di un'umanità sconosciuta ma solidale vincere le paure e trovare un proprio spazio nel mondo. Senti, nell'area c'è già la nostra. Un momento. Tutto a posto, c'è tutto? Sentimento. Perdersi in una terra straniera, dunque, per ritrovare se stessi, avvicinare i confini geografici alle frontiere dell'anima. A rendere palpabile la condizione di spaesamento prevista dalla sceneggiatura firmata dallo stesso Magnani contribuisce certamente l'interpretazione di Nicola Nocella nei panni del protagonista, una performance tutta di sguardi, quella dell'attore pugliese, presente in ogni inquadratura del film, capace di dare spessore a quella commedia con bara, così definita dallo stesso Magnani, che guarda lontano per capire da vicino chi siamo davvero. Che casino.